Cazzo, farvi fare intervistare da me? Assolutamente no. Ma siete quello che fa l'intervista? Sono io, sì, siamo noi. Molto naturale tutto questo. È vero. Sì. No, parliamo di gatti. Qual è il tuo gatto preferito? Oddio. Guarda che con me caschi bene. È difficile. Ne ha tanti di gatti. Con me cascate molto bene. Vabbè, tu sei già partita qua? Sì. Benissimo, allora è la prima volta che vi imbattete in una situazione tipo questa. Più o meno, sì. Cioè di sala prove, di... Nel senso che siete tutti sotto la stessa egida? Della di, drum, di drum with the... Sì. La prima volta è stata una bomba, direi. Una cosa del genere non l'abbiamo mai fatta, no? In effetti siamo contenti e anche curiosi di vedere come può venire fuori. Perché, come ho detto prima, il posto è eccezionale. E può essere un'idea per cose future da riproporre, perché è una situazione molto bella, non di meno anche la domenica, che può essere un giorno sfruttato magari in una situazione del genere. Bello, però è la prima volta. Ah beh, certo, cioè, boh, è la prima volta, non lo so, io ho una memoria di merda. Beh, no, abbiamo partecipato a altre serate organizzate da Drone Within e dal collettivo, ci siamo sempre trovati bene, sempre un gran piacere suonare per i ragazzi. Stasera è un po' particolare, però insomma siamo gasati anche per questo. C'è il sito, c'è la gente. Sentite in armonia con le altre band della serata? Ma in certo senso sì, perché secondo me come genere, per quanto magari può essere un po' diverso, però comunque c'è quel filone un po' noise, un po' effettacchi, così che no, dai, si spiglia. Ma sì, perché no, c'è variopinto come cosa, magari la prima idea era un po' più scrimo. Però insomma direi che le sonorità sono diverse, ma in un certo senso anche come attitudine forse abbastanza affini, quindi direi di sì. Sì, è un piatto di serata, in realtà proprio per quello è interessante, non c'è tre versioni della stessa cosa, ma appunto tre gruppi, sì, proposte, con delle proposte differenti, ma insomma affini per quello che è il mood. Ma io le conosco poco, sinceramente, di persona,
quindi vedremo, te lo si può dire, magari me lo puoi fare più tardi domani. No. Cioè tipo dopo. No, te lo faccio adesso. Sì, esatto. Allora ammettiamo di non saperlo. Oh, ci sta, benissimo. A parte Papa, che invece... E io e David li conosco. Io di no. Spaccano. Da Canvas ho sentito qualcosa. Diciamo che l'importante è spaccare, poi dopo certo. Si spacca in generale. Sì, esatto. Impazziamo. Ah, ok. No, però assolutamente candidato. Porto Drum Within, come vi sentite? Da Dio. Boh, da sì, Dio. Direi quello da... No, no, io sono grande, tutti sono dei grandi, c'è fatto un sasso, si fa una bomba, tutto buono. Noi abbiamo un ottimo rapporto perché Drum Within ha prodotto anche il nostro primo disco nel 2018 e conosco Christian da tanto, quando appunto suonavo con loro, e siamo molto contenti che ci abbia posto questa opportunità questa sera di venire qui, e quindi siamo entusiasti della collaborazione con i ragazzi di Drum Within. Beh, Drum Within ha fatto un atto di coraggio incredibile, ovvero a produrre il nostro primo disco, sì. E quindi diciamo che se non ci fosse stata Drum Within probabilmente non avremmo fatto quello che abbiamo fatto in questi anni, quindi è sempre, sempre bello stare insieme, poi fa molto comunità, nel senso è... Se hai bisogno ti danno una mano, però anche per trovare altre date fuori, quindi noi siamo... Sono cose che servono sempre, dai, non ti danno anche un incentivo per andare avanti, quindi è figo. Chiaro. Stasera suonate con lui. Sì. Sì. Siete sempre alla ricerca di nuove collaborazioni o sono cose occasionali? Ma che... gliela posso raccontare io? Sì. Ah, ma devi! Gli ho rotto un sacco le scatole per suonare con loro. Il cazzo! Sì, cioè, le scatole andava bene. Anche c'è una telecamera, non volevo esagerare. E un giorno mi hanno detto, va bene, vieni col sintetizzatore. Io non ho mai suonato il sintetizzatore, ne ho preso uno e adesso lo suono con loro. Ci dovete dire voi se la scelta è stata buona o... Eccellente. Per noi è eccellente. È un po' troppo casino, dopo io non so dove infilarmi. Non è mai troppo. No, si manchetta sempre. Che però ha ragione, alla fine. Ogni tanto si scorda le robe. Però lui però... Però sono io che li metto, sono gli appunti. Non fatti vedere. Fai i pigini. Cos'è quello? Falli vedere, falli vedere. Ma me li studio adesso. Ma sono i segreti della sala prove che non si rivelano mai. Alla prossima intervista. I vicini segreti di Mostro Resuscitato. Sono giusti. Presumendo che sia sempre meglio andare a suonare lontano in parchi particolari ambiti, diciamo. Però com'è suonare in questi posti più intimi, più dove c'è anche la gente che ti guarda mentre viene intervistato? Beh, in realtà è meglio, è molto meglio. Molto meglio. Molto meglio. Sì, sì, sì.
posti piccoli e soprattutto al chiuso tutta la vita. Basta vestirsi leggeri, vogliono... Verissimo. A cipolla. Cosa che non ho fatto io. Esatto, cipolla. Eccezionale, perché intanto suoni, cioè non è tanto. E non è da poco. Per quanto mi riguarda non è tanto andare chissà dove, ma è proprio suonare, trovare nuove persone anche da conoscersi, scambiarsi, idee, cose, birre. Quindi non è né la grandezza del posto né la lontananza chilometrica che in realtà troviamo dell'appagamento, anzi a trovarmi di serata anche vicino dove sto io non sarebbe male, di verità, perché non è che ci si tanto penso se sì. Concordi con le tantissime serate che facciamo sì. Infatti nella zona nostra. Per me è sempre fighissimo, anzi meglio. Cioè poi soprattutto in situazioni così molto piccole, allora, sia da suonatore che da ascoltatore. Cioè, se c'è addosso così. Qui giochiamo abbastanza in casa, nel senso il duo ha visto le prime parole dei Solaris per quello che suonano. Io non ho dovuto mettere il navigatore per arrivare perché conosco il posto. Sarignano. Siete a casa. Diciamo che quando. Le situazioni più intime, soprattutto quando hai il pubblico più vicino, ti danno sempre quello spirito in più per dire cazzo che figata. Miglior disco Drum Within uscito recentemente? Allora, io ho apprezzato molto Solaris, onestamente. Non è proprio di adesso, però comunque lo è un disco che ho apprezzato molto e faccio sono curioso di vederli poi stasera all'opera. Ti dico la verità. Potete essere anche poco sportivi e dire il nostro. No. Però è uscito... avrei disposto così, ma è uscito... ho ascoltato ma di un po' di sfuggita perché è uscito un altro disco grossissimo in questi giorni che mi ha rapito totalmente. Non si può dire, è la concorrenza. Sì, è certo, spietata però. Però quello con la copertina, non mi ricordo la band, però Gairo. Il Gairo, esatto. Oh, bello! Il disco dei Gairo è veramente una bomba. Sì. Certo, sono sardi, è normale. Esatto, e si sente un casino, cioè nel senso è proprio primordiale quel disco. È dei suoni spaventosi, tutto dritto in faccia. Io purtroppo mi sto dando al jazz e alla bossa nova. Perché purtroppo? Bossa nova tedesca. E quindi non posso ascoltare queste cose. Fai così, bene. Io non ascolto musica. Sì, fantastico. Però. Vuole dire che sei puro nel tuo... Sì, esatto. Fai la musica degli angeli. È vero, si dice no, così. Non è condizionato da niente. È quello, è per quello. Così. Io, allora, quello che ho ascoltato, diciamo, un pelo di più è Gairo. Ma buono. Spopola la risposta a Gairo. Sì. No, molto... Hanno detto anche Solaris. Anche per me Gairo. Abbiamo bisogno di più ragazzi che suonano. Ah, esatto. Mettete su band. Attenzione. Suonate insieme. Fate concerti. Che suona. Siamo vecchi noi. Siamo vecchi. Sì, basta. Sì, basta. Noi no. Noi sì. Siamo vecchi. Basta. Basta. Ok, fateci dei posti dove suonare, che magari A tal proposito, non so quando uscirà questo, ma stiamo cercando un day off al Veneto per il 22 ottobre. Sapevo che l'avresti detto.
Posto. Buon così, grazie. Ah, ok.